Ragazzi, che tavola meravigliosamente imbandita! Benvenuti a un nuovo video di Braciami Ancora, ragazzi! Oggi le protagoniste ovviamente sono quelle bistecche, ma coadiuvate da questo aggeggio qua, da questo strumento qua. Voi direte cos'è? È una costatiera e ve lo dico subito, ragazzi, in descrizione vi lascio il link per acquistarlo. È uno strumento no utile, utilissimo, e nel video vedremo perché. Oggi sfida, faremo due tecniche di cottura di queste bistecconi meravigliosi. Guardate qua, lo prendo perché mi è dato tutto. Cuoceremo delle bistecche in maniera tradizionale e altre bistecche le cuoceremo grazie a questo strumento. Vediamo quale sarà la cottura migliore. Intanto vi dico dove sto. Sto in provincia di Treviso, Agriturismo La Dolza, un posto pazzesco. Tu saresti Enrico? Io sono Enrico. Il proprietario della baracca? Quello che paga il mutuo. Guarda che razza di faccia telegenica che c'hai. Sì. Senti, fammi vedere qua subito. Va. Tu sei il boss della baracca, ma sei un agri-chef. C'è certo. Scritto così. Che vuol dire agri-chef? L'agri-chef è un cuoco contadino che utilizza i prodotti dell'azienda agricola e li porta al tavolo. Ma sei più contadino o più cuoco? 5,50. 50,50. Ah, mi stai simpatico. Sì, ok, certo. Perfetto. Dunque, questi prodotti qua, tra l'altro lui c'è lo spiedo trevigiano. Certo. Perché dove stiamo, località? A Valmarina di Follina, Treviso. Mortacce, quello è lo spiedo trevigiano. Che però, ragazzi, non c'entra niente col video di oggi, ma io ve lo volevo far vedere. Guarda qua, tiè, sbegati. Quant'è? 8 kg. Sì. Questo quando lo fai? Domenica quindi, a pranzo. Quindi allora, intanto io ti ringrazio perché ci hai ospitato. Va bene, se volete venire a mangiare sto spiedo trevigiano la domenica. Bene, lo rimettiamo qua, grazie. Però oggi noi ci concentriamo sulla cottura di queste bistecche. Certo. Ok? Facciamo una. Io ti ho preso, diciamo, come mio aiutante di oggi, in realtà farei tutto te. Grazie. Dobbiamo fare una sfida: cottura all'impiedi e cottura sdraiata. Perfetto. Benissimo. Perché la cottura all'impiedi è un po' sconosciuta, è una tecnica che usano solo un pochino quelli più scafati, quelli più bravi, quelli un po' più professionalizzati, diciamo, mentre invece la cottura sdraiata la conoscono tutti. Oggi facciamo i due esempi, utilizziamo questo braciere, la tua disponibilità, la tua professionalità e la carne di cui poi vi dico, ragazzi, da dove viene. Costatiera, tu la usi già qui? Sì. In che occasione? È quando devo cuocere tante costate e farle bene. Benissimo. Ah. Procediamo. Ovviamente quant'è che cuoci bistecche te? Sì. 56 e cuocevo bistecche. Mortacce, c'hai 56 anni. Sì. Ma come si porta bene? Questa è la vita, questo è il prosecco. È il prosecco. 40 anni di costate, un curriculum, diciamo, soddisfacente. Da dove iniziamo? Dalle braccia. Dalle braccia. Ah. Quindi mettiamo le braccia giù, perfetto. Enrico, io. Noi siamo due eroi, tu sei proprio il supereroe, io sono un po' meno supereroe perché qui faranno, oggi è il 30 di luglio, fuori fanno 36 gradi, quindi faranno 56, secondo me anche di più, 66, ma nonostante tutto, amici di Braciami Ancora, per voi questo è altro, ok? Assolutamente. Ricca sudata. Adesso entriamo nel tecnico, te porto le bistecche e le piazziamo. Vai con la prima, tiè, una, pia bistecca, io mi tengo il piatto, una, c'entra, sì? C'entra. Due. Sembra fatta apposta. Bene. Questa è la più grossa. Questa pesava 1,5 kg. L'abbiamo pesata prima e va nella fessura centrale. Bella. E vai con un'altra. Perfetto. Bene. E adesso, caro Enrico, che facciamo? La adagiamo là sopra. Tieni. Già inizia a sfrigolare, mi piace. Enrico, la tua tecnica è prima le scotti da un lato e dall'altro, le cauterizzi bene. Certo, le ustiono. Gli fai vedere quella crosticina goduriosa e poi le rimetti in piedi, giusto? Assolutamente. Nel frattempo noto che non abbiamo avuto nessuna fiammata, che la fiammata è balorda, ricordiamolo. Che a volte succede. La fiammata è balorda, ma io sarò curioso di vedere come viene questa che stai prendendo, perché secondo me è là che si vede la cottura all'impiedi, perché è la più grande di tutte, è la più spessa. Comunque, ragazzi, mentre Enrico cuoci, volevo farvi vedere una cosa. Questo ve l'ho già detto, vi lascio il link in descrizione, lo trovate su Amazon, andate a vedere Costatiera Perin, perché la realizza la Fratelli Perin, che è un'azienda che si occupa di laminati, di acciaio, insomma. Non ve lo devo dire io, ragazzi, che qui siamo nella Hinox Valley, qui sono tutti specializzati a fare queste robe, alta professionalità. Però che abbiamo fatto? Ci siamo comprati gli altri 4 costatiere che trovate in commercio per farvi vedere una cosa. Un bisteccone come questo, che ci fa sognare, negli altri non c'entra, qui non c'entra, non c'è un cavolo da fare, non c'entra, vedi? Non c'entra. Perché in commercio, ragazzi, si trovano solo costatiere per le ribs, per le costolette, qui non c'entra nemmeno questa, a meno che non volete rovinarvi la bistecca,
e non c'entra nemmeno questa. Ecco il motivo per cui quando la Perin mi ha detto: caro Michele, me verresti a provare la mia costatiera? Io ho detto sì, a patto che mi può ospitare una bistecca oversize, e in questo caso la ospita. Tanta roba. Enrico, che intruglio ci stai mettendo? No, no, niente intrugli, solo però buon olio d'oliva e sale grosso. Mi piace, ok. Ragazzi, nel frattempo la costatiera è caduta, ma non c'è alcun problema perché questo è acciaio che resiste fino a 700 gradi. Quindi se ve casca accidentalmente non vi preoccupate, non si piega, non si rovina. È decisamente performante. Confermi, Eri? Assolutamente. Performante? È solida. Allora, hai fatto un lato, hai fatto l'altro o no? Dobbiamo fare l'altro lato, ok. Madonna, che profumo che c'è, ragazzi. Mi rivolgo a tutti i videomaker, a tutti gli operatori che fanno video sul food. Ragazzi, emancipatevi, compratevi una di macchina fotografica che possa trasmettere pure i profumi e spendeteli due soldi. No, è inutile che ridi là dietro, te vedo, eh. Sta ridendo, sta ridendo. Quella grande, poggia la mano su Stardesi al volo. Voglio vedere a che punto stiamo, vai. Scusa, Eri, possiamo fare una cosa? Guarda, ah, ok, direttamente sul fuoco, bravo. Importante che sia l'osso rivolto verso il caldo. Benissimo. Okay. Sono curioso, Ri. Oh, ma bisogna essere sempre certi. Sono curioso. Metto il dito? Roger. Ghiacciata. Sì, è ghiacciata proprio. È fredda. Se metti il dito, è ghiacciata, quindi dobbiamo rimetterla in piedi e a questo punto aspettare, ma siamo certi che non si brucerà, perché all'impiedi. Certo. Quindi ragazzi, una cosa tecnica. Mettimela un attimo all'impiedi adesso, così faccio vedere. Praticamente il fuoco sta sotto e girala verso la telecamera, perfetto, il fuoco da sotto si irradia e scalda tutta la bistecca, poi all'ultimo la gireremo anche per cuocere. Certo. Comunque è un sistema, diciamo, è una tecnica di cottura, ragazzi, se vogliamo pure semplice, perché la cottura all'impiedi la si fa dai tempi davvero, da quando si griglia, solo che adesso c'è la possibilità di farlo con più bistecche in fila senza l'effetto domino. Vai, alla grande, rimettiamolo lì, grazie. Ragazzi, adesso, visto che manca ancora un po' per raggiungere la cottura perfetta, la costatiera la mettiamo nella parte della griglia dove c'è la brace meno aggressive e nella parte dove la brace è più forte iniziamo la cottura delle bistecche da sdraiata. Nel frattempo queste non si rovinano, si continuano a cuocersi in maniera sicuramente meno traumatica. Certo. Cioè il trauma, lo shock ce l'hanno avuto quando abbiamo fatto la crosticina esterna. Certo. E mo andiamo, sdraiamo le altre nostre bistecche. Enrico, corri che c'è da spostare la bistecca, vieni che è partita la fiammata. Streghi. Dove stavi? Ero andato a uccidere un mago. Ragazzi, la situazione che avete visto capita molto spesso. Lo chef si assenta per 30 secondi perché risponde al telefono, deve prendere sale, deve andare un attimo alla cella frigo, ti parte la fiammata e ti brucia la bistecca, perché ricordatevelo, è la brace che cucina, la fiamma te la rovina la carne. Grazie. E quindi figurati, e in un attimo rischiate che vi si brucia la bistecca, come in questo caso. Se la bistecca è all'impiedi, ovviamente il trauma è sicuramente minore. Bene ragazzi, mentre Enrico prosegue nella cottura, siamo arrivati alla parte, ok, delle bistecche sdraiate, vi presento Giorgio. Tu sei il presidente di una cooperativa che ci ha portato queste bistecche strepitose. La cooperativa, come si chiama? La cooperativa agricola di Volpago. Bene, che ci avete di particolare? Praticamente fondata quasi 50 anni fa, ma da 30-35 anni abbiamo puntato sulla qualità, quella sulla produzione dell'ascoltona. Hanno un bel aspetto, poi le assaggiamo, vediamo pure come so. Da un anno e mezzo a questa parte abbiamo creato un disciplinare di produzione particolare approvato dal Ministero dell'Agricoltura che prevede l'alimentazione solo a cereali secchi non fermentati, quindi senza l'uso di insilati. Ottimo. Quindi mais, orzo, soia, seme di girasole, seme di lino per alzare il livello dell'omega 3. Bene. Tutto certificato non OGM. Perfetto. E senza uso di antibiotico. Ah, grande. Quindi il massimo di quello che possiamo fare oggi. No, scusa, se uno le volesse, se bistecche, che fa? Dov'ha? Deve rivolgersi alla cooperativa. Ah, ok, va bene. Ragazzi, vi lascio in descrizione il link della cooperativa. Se bistecche, secondo me, meritano. Abbiamo un sito, quindi potete collegarvi. Secondo me la cosa migliore per mangiare queste bistecche è venire qua, ragazzi. Cioè, avete un territorio che è strepitoso. La produzione è tutta in provincia di Treviso. Il prodotto ci sta dando delle grandi soddisfazioni perché i clienti
clienti che abbiamo cominciato a servire con questo prodotto hanno cominciato a usarlo e nessuno è tornato indietro, quindi vuol dire che la differenza. Senti, se la mangiamo insieme dopo? Certo. Perfetto, allora mo te ringrazio, sei stato esauriente, queste storie ragazzi mi piacciono da morire. Tiè, guarda là, pare Caronte, pare, va. Dacci la bisteccona cotta sdraiata, grazie. Dacci due bistecconi extra large, grazie, vai sul bianco. Amici di Braciami Ancora, guardate chi vi ho portato, Damiana. Voi direte chi è Damiana? A proposito, Damiana, chi saresti? Sono biologa nutrizionista. Biologa, nutrizionista, mi piace. Poi qualche altro titolo, perché qua ci piace averci i titoli. Beh, ho un dottorato di ricerca. Butto via, poi? E ho un master in nutrizione. Sei stratitolata. Allora, Damiana, quindi, amici di Braciami Ancora, adesso arriva la scienza. Finora c'è stata la fantascienza. Piatto nero, bistecca che ha cotto sdraiata secondo il più classico dei modi, piatto bianco, la bistecca che ha cotto all'impiedi. Un abbinamento di colori, il bianco e il nero, che io personalmente mi sarei risparmiato facendo un abbinamento giallo-rosso, che secondo me è molto più figo. Però vabbè, qui c'hanno i piatti bianchi e neri, noi state guamo. Damiana, sì. Adesso tu mi sali in cattedra. Io qui bruciature non ne vedo, no. Bruciature qui un pochino sono uscite. Sì. Nonostante, dammi la camera, Enrico sia un grande grigliatore, un grande professionista, ma voi immaginate ragazzi a cuocere una decina di bistecche con le telecamere, con Braciami Ancora che vi rompe tendenzialmente i... qui mettici il dip, ovviamente che qualcosa ti sfugge e arriva la bruciatura, ma è una cosa che capita spesso, eh. Damià, qui ci sta del nero, che io da quanto so non è cosa buona, no, giusto? No. Che è successo qui? Allora, succede che con le temperature alte, troppo prolungate, chiaramente si formano delle bruciature. In queste bruciature, dove la carne è stata a contatto con la fiamma viva, sì, in genere, il motivo è questo, si formano delle ammine eterocicliche. Come? Sono dei composti. Fammo la divisione in sillabe, come hai detto? Ammine, sì, eterocicliche. Quindi, amici di Braciami Ancora, ammino etero cicliche. Se lo dite a tavola, svoltate, la serata vi prendono anche per uno studiato, giusto? Esatto. Quindi io sono studiato, esatto, perché dico ammino eterocicliche. Avete imparato. Invece non è buona, no, una brutta parola. No, sono dei composti tossici che si formano non solo nella carne, ma no, chiaramente essendo la carne ricca di proteine e quindi ricca di amminoacidi, okay, c'è una grande fonte di queste ammine che potrebbe cambiare la struttura chimica e, okay, e diventare tossica. Mentre invece di qua non c'è stato tutto sto, no, nero, perché no, la cottura è stata più soft, sì, c'era sempre il fuoco. Ed è anche più uniforme. Uniforme, cioè la bruciatura c'è qua dietro, la parte dell'osso, ma questo, sì, non se lo mangia. No, giusto? Certo. Cioè, questo lo da marcane. Certamente. Benissimo, perfetto. Ora le tagliamo, facciamo la prova del taglio. Allora, Damià, sì, metti un po' il dito. Ci ho messo il mignolino. Sì, è quasi fredda dentro. Io ci avrei messo tutta la mano. Com'è? Tiepida, un po' fredda. Tiepida, un po' fredda. Al centro, sì. E questo purtroppo è il problema di quando tu la cuoci sdraiata, che sicuramente è un pochino più complicata. La senti? Sì, effettivamente è tiepidina. Non va bene. Questo lo togliamo, che c'ha tutte le palle. Tagliamo la bistecca. A rinfilare il mignolino, com'è la situazione? Più calda. Più calda? Sì. A rinfilo pure io. Sì, decisamente più, sì, calda. Allora, io credo, dimmi se sbaglio, a livello nutrizionale non cambi granché la temperatura? Però a livello di gusto tanto. A livello di la gusto, mia, sì, carne fredda non chiaramente è... è la temperatura che genera quelle reazioni di Maillard, sì, e che sono responsabili del gusto che sentiamo della, ok, carne. Allora. Troppo grosso? Decisamente ho fatto troppo grosso. Prendere con le mani, sì. Guardate un po' la differenza. Non so se si vede, ma questa è più morbiduccia. Sì. Si vede anche. Si vede, sì, infilando il dito, è più morbiduccia. Assaggiamo. Che vuol dire che una è più cotta e una è più dura e l'altra è più morbida? Beh, sicuramente la differenza è sulla digeribilità, oltre che sulla masticabilità, okay, della carne. Senti, ma durante la cottura si perdono sali minerali, vitamine e queste robe qui? Che succede, allora, se uno eccede nella cottura? Allora, in genere le vitamine non tantissimo, nel senso che una importante vitamina che c'è è vitamina del gruppo B, che si trova solo nei prodotti di origine animale, la B12, che è resistente alla cottura. Però una cosa importantissima è che questa carne in particolare è più ricca di omega 3 rispetto a un'altra carne. Ah, certo, nello specifico, ok.
La cottura più uniforme e meno bruciata, diciamo, sì, sì, rovina molto meno l'omega 3, okay, che invece è sensibile alla cottura, sì, e chiaramente un valore aggiunto alla qualità della carne. È un peccato, esatto, perché allora fammi capire se ho capito, la B12 è cazzuta, resiste, sì, al fuoco, gli dice vieni qua, sì, ok, giusto, no? Sì, è sì, un po' coatta la B12, certo, mentre l'omega 3 è un po' più signore, un po' più raffinato. Mm-mm, esatto. Se c'è di qua temperatura, l'omega 3 alza i tacchi e sì, se ne va, giusto? Mm, perfetto. Sì. Bistecca cotta sdraiata. Allora, bruciacchiatura a parte, effettivamente è vero, questa mi è un pochino più freddina. Mm-hmm. Bistecca cotta con la costatiera. La temperatura è più uniforme, mm-hmm, giusto? C'hai, sì, ragione. Buona. Anzi, lo sai a Roma come diciamo? Mm. Mortacci quanto è buona. Qui a Treviso come dite? Beh, più o meno, è simile. No, no, me lo devi dire l'accento tuo. Preferirei di no. Enrico, vieni qua, va. Ostria, che buona. Mm. Ok, giusto? Confermi? Perfetto. Perfetto, vai, benissimo. Assaggia un po', Eri, dimmi un po' il parere tuo. Se dobbiamo confrontare il risultato, direi che... assolutamente sì. Se vogliamo fare qualità e anche facilità nel servizio, la costatiera è essenziale. Grazie Ri, ci siamo, come al solito ragazzi, ci siamo rovinati, ma non è finita qua. Abbiamo una sorpresa. Battute conclusive su questa costatiera, ragazzi, però prima vi presento due giovani ragazzi che sono l'anima di questo prodotto. Edoardo, tu ti occupi di far arrivare questo in tutto il mondo? In tutto il mondo. Isole comprese, giusto? Isole comprese. Perfetto, alla grande. In quanto arriva generalmente in Italia un prodotto del genere? Abbiamo la consegna Prime, quindi generalmente 2 giorni. 2 giorni, fantastico. 2 giorni, ragazzi, iniziamo a grigliare. Invece Matteo, tu sei un designer. Ragazzi, mi dovete risolvere un problema. Io sono venuto qua su da solo, non ho portato Francesca, la mia valida spalla che si, okay, occupa di vino. Me la puoi personalizzare una costatiera? Si può fare. Ci scriviamo costatiera di Francesca. Ci proviamo. Se no poi quando torna a Roma mi fa una capoccia del genere. Va bene. E mi fai vedere pure qualche cosina col tuo programmino. Ci proviamo. Quanto ci hai messo a idearla? Un paio di settimane. Un paio di settimane? Costatiera di Francesca. Ok, fantastico. Eccola qua, pronta. Cioè, dove comparirà la scritta? In questo posto verrà. Qui. Ok, verrà. Quindi ce l'ha personalizzata. Sì. Grazie. Solo lei. Oh, m'hai salvato, guarda. M'hai salvato davvero. Mentre Matteo mi personalizza la costatiera per Francesca, rispondo a qualche domanda che è arrivata su Instagram, alla quale non abbiamo risposto durante il video. Vabbè, dove si compra ve l'abbiamo detto. Fondamentalmente è come quello per le ribs, sì, ma avete visto, lo spazio è più grande. Che vantaggi ha? Ve l'abbiamo mostrato. Uno mi chiede, ma vanno girate? Se sì, dopo quanti minuti? In realtà no, non vanno girate. E che differenza c'è con la cottura tradizionale? Ragazzi, vi ho addirittura portato una nutrizionista che ci ha spiegato i vantaggi di un sistema e i vantaggi di un altro. Credo di essere stato mostruosamente esauriente. Matteo, fammi una cortesia, gira la telecamera alla tua sinistra. Perfetto ragazzi, un abbraccio e come dico al solito, che la brace sia con voi. Ciao, buona a voi. Bravo Dalo. Ciao ragazzi, mi è arrivato un pacco, non so assolutamente che cosa sia, però adesso lo voglio aprire con voi. Vediamo. Wow! Anche personalizzata? Attenzione! Una costatiera con scritto costatiera di Francesca. Bene, allora io ringrazio questa azienda assolutamente. E però voglio dirvi una cosa, la prossima volta voglio venire da voi. Ciao!